Allora, la risposta è molto semplice, lo abbiamo già detto diversi mesi fa, perché è improponibile fare il sierologico a tappeto a tutti. Di sicuro fare il sierologico agli operatori sanitari che hanno il contatto quotidiano con i malati Covid sarebbe stato interessante soprattutto per una cosa, risparmiare dose di vaccino. Nella fase iniziale In anche cui magari pazienti mancavano e come c'era il me che si sono problema. ammalati. Perfetto, perfetto. Ricordate benissimo che io, avendo avuto il Covid, non mi sono vaccinato subito. La scelta del Comitato Tecnico Scientifico è molto importante e lo dice anche l'editorialista di JAMA al nostro articolo, che chi ha l'immunità naturale è mandatorio che si vaccini. E questo perché? Perché l'immunità naturale, per esempio, in Italia ci sono stati 5 milioni di infetti. Per raggiungere l'immunità di gregge, noi dovremmo pagare un prezzo molto molto alto di morti Ah, per certo. raggiungere l'immunità naturale di gregge. E l'esempio classico è quello del vaiolo. Il vaiolo è scomparso, non tanto per l'immunità naturale, ma è scomparso per il vaccino. Quindi il messaggio che voglio dare io alla popolazione è questa. Anche coloro i quali hanno avuto il Covid si devono vaccinare proprio per quello che diceva lei, per stimolare la memoria. Dopo un tempo, congruo, tra 3 o 6 mesi, come dicono le disposizioni Ok, legislative, però con mi una sola aiutate a dose. capire, lo chiedo a lei, lo chiedo anche a Morrone, perché è così difficile?